Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory! In questo episodio daremo il via a due nuove fabbriche e creeremo i computer, portando però prima a termine la fabbrica per renderla funzionale. Non aggiungo altro, buona visione! Signorina Felicia, ma come andiamo? Eccoci di nuovo qua sulla nostra mega fabbrichetta che sì, è tutto volante e devo ancora fissare come si deve. Quando avrò un po' di tempo lo farò. Per adesso accontentiamoci, ma proprio tantissimo, eh! Allora, qui abbiamo una nuova fabbrica che ti farà costruire un materiale molto importante, ovvero il computer. Ma non sarà il solito computer, sarà il computer fatto con l'oscillatore di cristallo. Avremo bisogno di circuito stampato e di oscillatore, va da sé, al cristallo. Allora, la fabbrica è ancora da finire, purtroppo sì. Però prima, grazie gioco per la laggata, come al solito, proprio non... cioè, è stata una cosa fondamentale per la vita di tutti noi. Dicevo, l'oscillatore, il circuito stampato, lo andremo a fare in un'altra fabbrica. C'è solo un problema. Ricordati dov'è l'altra fabbrica. Allora, se non erro, l'altra fabbrica dovrebbe essere quella là. Forse, credo, non lo so. Andiamo a vedere, credo di sì comunque. Allora, come si può vedere, le batterie le ho prese da là, verranno qui in questi eliporti, sono già tutte pronte. Non ci resta da fare altro che far partire tutti i droni. Ok, no, qua faremo il connettore ad alta velocità e ovviamente ci servirà il circuito stampato. Il problema è che non mi ricordo dove cazzo ho fatto la fabbrica. Cioè, si può essere più scemi? A voglia. Allora, la fabbrica è questa qui. Quindi l'abbiamo già fatta, l'abbiamo anche già avviata. Perfetto, meglio così. Sì, infatti, vedo il silicio, la lamiera, sì, l'abbiamo già avviata. Allora, vedo che non abbiamo selezionato nessun eliporto, quindi andremo in fondo. Allora, probabilmente non ho dato nessun nome a quell'altro eliporto. Perché non riesco a trovarlo? Tanto per fare una cosa nuova. Quindi noi non facciamo altro che tornare là e vedere se l'ho nominato, come l'ho nominato. In teoria posso configurarlo anche da là. In teoria, in pratica non lo so. Ok, selezioniamo questo. Però... No, qua mi dice che è attivo. Boh, stiamo a vedere. Nel mentre, questo riporto qua invece, cosa dice? Ah, qua c'è il cavo. Ok, andremo a prendere il cavo. Intanto non è che arriva qualcuno, no, eh? Allora, vediamo se abbiamo le materie per fare il drone. Sì, ce l'abbiamo. E sta caricando, perfetto. Ok, tu cosa vuoi invece? Ok, questo invece dovrà portarci il filo rapido. Abbiamo... sì, abbiamo. Perfetto, vabbè, meglio così, eh? Mi sa tanto che quello lì non parte. Allora, qua invece dove caricheremo a questo punto? Dove caricheremo il... com'è che si chiama? Il connettore ad alta velocità. Ok, adesso dovrebbe... sì, adesso parte. Perfetto. Wow. Ottimo. E sì, bisognerebbe farli partire sempre da qua e farli andare a raccattare. Vabbè, siamo riusciti lo stesso. E adesso la filiera del connettore ad alta velocità è partita. Facciamo una cosa. Rubiamo. Allora, tu cosa ci fai lì primo? Ma pensa a te, cosa ci fa quello spaccaballe? Ma guarda te, ti rompi i coglioni. Due. Vieni qua, merda. Vieni qua, t'ho detto. Sto cazzo di mouse così sensibile. Eh? Dai. Ah, ma siete tre? Siete tre. Ah. Andiamo un po' a vedere se non la finite di spaccare la ciolla al mondo. Ce n'è ancora, eh? E ce n'è ancora! Signorina Felicia, non mi doveva cadere. Facciamo brutta figura con gli iscritti. Dov'è il merda? Dove sei, bastardo? Dove sei? Oh, ce n'è ancora? Chiedo per un amico. Ecco, grazie gioco per la salvata. Sì, ce n'è ancora, cazzo. Porca Eva. Maledetto, mi sono cagato addosso. Dov'è il merda? Eccolo lì, il merdino.
guardalo lì il merdino, dove sei? Ti sparo sul culo, ti sparo sul culo, guarda. Oh, ce n'è ancora? Che palle. Allora, qui stiamo portando tutti i nostri cristalli di quarzo a queste macchine. Dovrò portare il cristallo di quarzo. Sì, gioco un attimo, che voglio dire, non è che sia semplicissimo. Vabbè, quello entrerà dalla parte opposta, non è un problema. Porteremo qua tutti i cristalli di quarzo, dicevo, e poi dovremo portare, va da sé, anche tutte le altre materie prime per far... Gioco, grazie. Per far funzionare il tutto dovremo portare il cristallo di quarzo, appunto, il cavo e la mira di ferro rinforzata. Cose che, va da sé, porteremo dal piano di sopra. Ok, adesso, ecco, grazie gioco per la laggata enesima. Sempre quando è necessario e casualmente sempre quando inizia a parlare. Sembra che me lo faccia apposta. Con questa linea qua porteremo invece il cavo, che sarà quello che ci darà una mano a creare l'oscillatore alocristallo. Perfetto, ok, allora questo non mi serve a nocciola di niente e lo elimino perché fa brutto. Allora, adesso dobbiamo... Che cacchio è che dobbiamo portare adesso? Cavolo, avevo portato la mira rinforzata. Ok, e qual è? Non lo so. Andiamo a vedere. Ok, facciamo gli ultimi collegamenti per portare la lamiera rinforzata anche qui. Perfetto. Allora, andiamo laggiù e eliminiamo quello che non ci serve. Perché voglio dire, che cazzo me ne faccio io di sto coso qui che avanza? Non ne ho la più pallida idea. Allora, e a quanto pare dovremmo aver fatto tutto per riuscire a ottenere l'oscillatore al cristallo, che mi andrà a finire qui, ma che adesso dovremo portare su di sopra. Allora, i collegamenti qui li abbiamo fatti tutti quanti, direi di sì. Adesso ci rimane da fare altro che portare questo. Come cacchio ce lo porto? Beh, non è difficilissimo, E voilà, ce l'abbiamo portato. Che rimane anche sopraelevato, non rompe le palle nel caso dovessimo andare avanti e dietro, eccetera eccetera eccetera. Adesso, se non ricordo male, l'ultimo componente da portare è qua, il circuito stampato. Infatti, allora, il circuito stampato va da sé. Felice è un po' più veloce, grazie. Lo dobbiamo far entrare da qua. Ok, allora facciamo tutti i collegamenti anche del circuito stampato, che stranamente tutta sta roba qua l'ho messa anche dritta. Wow, incredibile. Allora, ovviamente poi tutto il circuito stampato mi andrà qui. Non il circuito stampato, il computer direttamente mi andrà tutto qua dentro. Grazie gioco, non me ne ero accorto. E poi noi, va da sé, lo dovremo spedire all'eliporto su di sopra e poi ce lo porteremo. Signorina Felicia si sta facendo ammazzare. Probabilmente si è fatta anche ammazzare, stebete. No, è ancora viva. Cioè, siamo gli unici che siamo riusciti a farci investire da un camion in questo modo, Voglio dire, siamo gli unici. No, non voglio aggiungere altro. Perfetto, dovremmo aver fatto tutto per quello che riguarda i collegamenti e non ci rimane da fare altro che a questo punto attivare la fabbrica. Ok, fabbrica è stata avviata e come si può vedere sta iniziando già a fare cose. Perfetto, le batterie stanno andando? Allora direi sì, le batterie stanno tanto andando. Perfetto, è quello che volevo. A questo punto non ci rimane altro da fare che far partire i droni. Ah, e dovrei anche portare lì poi il computer, ma vabbè, lo facciamo dopo. Ok, abbiamo messo il nostro drone e qui lo dovremo far andare a prendere il cavo. Quindi noi adesso cerchiamo il cavo. Cavo C1, C2, C3, C2 e... bovami qua, dai. Parte? Sì, parte. Ottimo. Perfetto. Impostiamo anche l'altro. No, prima creiamolo. Ok, qui dovremo fare andare a prendere la lamiera rinforzata. La andiamo a cercare. Lamiera rinforzata C. Eccola qui. Ok, e dovrebbe partire anche lui? Sì, parte. Parte, lo sento. Sì, poi nel mio tempo libero cercherò di sistemare un pochettino ancora un paio di cose che al momento le ho fatte un pochettino svolazzanti, ecco, mettiamola così. Diciamo così.
Ok, e anche lui parte. Perfetto. Questo. Abbiamo creato il nostro solito drone e qui dovremo scaricare il circuito stampato. Ok, allora andiamo a cercarlo. Circuito. Eccolo qua, circuito stampato C. Ok. E anche lui dovrebbe partire a this point. Entro domani, grazie che non ce l'ho tutto il giorno. No, sta partendo, ottimo, perfetto. E qualcuno sta anche arrivando? Sì, è arrivato, si è sentito. Ok. E dovrebbe essere, tra poco partirà la filiera, o forse è anche già partita. Non lo so. Andiamo a vedere. Ok, sta arrivando anche il cavo. Perfetto. Ora bisognerà poi attendere, vada a sé che tutte le linee costruttive si riempiano. Perfetto, è arrivato anche il circuito stampato, ottimo. Torniamo giù di sotto a vedere se parte tutto. E speriamo che parta. Ah, eccolo qua, sì, lamiera, ok. Quindi adesso qui al piano di sopra... Non parte? Perché non parte? Allora, innanzitutto se gli diamo corrente c'è la possibilità che parta. Se non gliela diamo, ovviamente, non partirà mai. Ok, poi sarebbe partito se io avessi collegato tutto come si deve e non al contrario. Dettagli. Ok, e come si può vedere abbiamo già i nostri primi 24 computer. Ottimo, perfetto. Adesso poi non ci rimarrà altro da fare che portare il computer qui, dove stai, qua, a questa stazione. Che anzi, potremmo anche già portarcela adesso volendo. Ok, li abbiamo collegati, sono già partiti, sono già arrivati a destinazione, perfetto. Ok, e adesso non ci rimane altro da fare che attendere che la filiera si riempia. Perfetto, e anche il computer lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto quell'altro coso là. E un po' di roba ne abbiamo fatta. Perfetto, piano piano ci stiamo espandendo e stiamo creando sempre più cose. Wow, spettacolare davvero. Sì, ci sono dei punti che dovrò un pochettino rimettere a posto, va da sé, tipo la zona nuova, tutta questa qui. Dovrò creare dei pilastri, tanto per dimostrare che non è tutto campato in aria, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, va da sé, già così ci siamo, ma ci siamo tantissimo. Oltretutto, le batterie ho notato che ci stanno bastando, ma alla grandissima. Poi, però, comunque, sarà una cosa che dovrò implementare assolutamente. Perché non voglio correre il rischio di rimanere senza batterie. Quindi dovrò mettere ancora dei... Oh, come si chiamano? Vabbè, miscelatori, tutta quella roba lì per creare... Sì, ma ciao, ma fai tranquillo, come fosse a casa tua. Dicevo, per creare un pochettino il tutto. Però già così sta funzionando tutto alla grandissima. Io ho notato che nei trattori e nei camion li puoi alimentare anche a batterie. Non è male. Il problema qual è? Che con tutto il petrolio che abbiamo, usiamolo, voglio dire, cerchiamo di farlo andare. Ok, signorina Felicia, diamoci da fare, abbiamo ancora troppo da fare e non so da che parte iniziare. Vabbè, e signorina, non mi muoia, andiamo, grazie. E per ora fermiamoci qui, abbiamo fatto due fabbriche, sembra che abbia fatto niente. È un'ora e mezza che ci sono attaccato, ma dettagli, più ovviamente tutto il precedente. Nel prossimo episodio andremo avanti, abbiamo ancora tantissime cose da fare, tantissime cose da costruire. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate poco se volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. E ciao!